Bentornati nel nuovo capitolo dell'iniziazione umana e solare di Bailey e nel canale YouTube, rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Questo capitolo, I partecipanti ai misteri, è stato diviso in tre parti. Cominciamo con la prima. Coloro che partecipano ai misteri sono per lo più e nulla vi è di segreto circa quelle personalità e la procedura. Qui si cerca soltanto di dare maggior senso di realtà ai dati già noti, con una esposizione più completa e un riferimento più accurato alle parti da esse rappresentate durante la cerimonia. Riflettendo sui misteri di cui stiamo trattando, lo studente tenga presente che quanto qui esposto va interpretato in termini di spirito e non di materia o forma. Trattiamo unicamente dell'aspetto coscienza o aspetto soggettivo della manifestazione e di ciò che sottostà alla forma oggettiva. Rendersene conto risparmierà allo studente molte ulteriori confusioni. Consideriamo fatti sostanziali e reali sul piano mentale, dove avvengono tutte le iniziazioni maggiori, fatti che non si materializzano sul piano fisico e non sono fenomeni fisici. Il legame tra i due piani esiste nella continuità di coscienza sviluppata dall'iniziato, che gli consente di far giungere al cervello fisico la percezione di quanto avviene sui piani soggettivi della vita. La prova di questi eventi e dell'esattezza della conoscenza trasmessa si paleserà nei modi seguenti. Entro e attraverso i centri eterici. Questi centri verranno fortemente stimolati. E in virtù dell'accresciuta energia, l'iniziato sarà in grado di compiere sul sentiero del servizio più di quanto abbia mai immaginato possibile. I suoi sogni, i suoi ideali divengono fatti evidenti in manifestazione e non solo possibilità. I centri fisici, come la ghiandola pineale e il corpo pituitario, cominceranno a svilupparsi rapidamente e l'iniziato diverrà cosciente del risveglio dei siddhi o poteri dell'anima nel loro aspetto superiore. Egli sarà consapevole del proprio dominio su quei poteri e del modo in cui se ne serve. Sarà conscio dei metodi di contatto con l'ego e della corretta direzione dell'energia. Il sistema nervoso, tramite il quale opera il corpo delle emozioni o natura astrale, diverrà altamente sensibilizzato e allo stesso tempo forte. Il cervello diverrà sempre più rapidamente un preciso trasmettitore degli impulsi interiori. Questo fatto è di reale importanza e quando il suo significato diverrà più evidente, avverrà una rivoluzione nell'atteggiamento degli educatori, dei medici e di altri verso lo sviluppo del sistema nervoso e la cura dei disturbi nervosi. La memoria occulta. Infine, l'iniziato diviene sempre più consapevole dello sviluppo della memoria interiore o memoria occulta, concernente l'opera della gerarchia e principalmente la propria parte nel piano generale. Quando un iniziato ricorda in modo occulto, nella coscienza di veglia, una cerimonia e trova dentro di sé tutte queste manifestazioni di crescente sviluppo e di realizzazione cosciente, la verità della sua certezza interiore viene convalidata. Ricordiamo che tale conferma interiore ha valore solo per l'iniziato,
Egli deve dar prova di sé al mondo esterno con la propria vita di servizio e con il lavoro compiuto, suscitando così in coloro con i quali è in rapporto un riconoscimento che si paleserà in una spontanea emulazione e nello strenuo sforzo di calcare il medesimo sentiero. Sempre animati dal movente del servizio e della fratellanza e non per accrescimento personale e acquisizioni egoistiche. Ricordiamo inoltre che se ciò è vero in relazione al lavoro, è ancora più vero il rapporto all'iniziato stesso. L'iniziazione è una questione strettamente personale, con applicazione universale. Essa poggia sul conseguimento interiore. L'iniziato saprà da sé quando l'evento si produce, senza che qualcuno gliene parli. L'espansione di coscienza, detta iniziazione, deve includere il cervello fisico, altrimenti non ha valore. Come le espansioni di coscienza minori, che si producono in noi normalmente ogni giorno e che chiamiamo imparare qualcosa, si riferiscono al riconoscimento da parte del cervello di un fatto o di una circostanza, così è pure per le più vaste espansioni che ne sono la conseguenza. Allo stesso tempo è del tutto possibile operare sul piano fisico ed essere attivamente impegnati nel servizio mondiale, senza avere alcun ricordo del processo di iniziazione subito ed avere nondimeno conseguito la prima e la seconda iniziazione in una vita precedente. È semplicemente una mancanza di collegamento fra una vita e l'altra, oppure può essere il risultato di una precisa decisione dell'ego. Un uomo può essere meglio in grado di esaudire un certo karma e di compiere un certo lavoro per la loggia se è libero da attività occulte e da introspezione mistica durante qualche esistenza terrena. Attualmente fra gli uomini vi sono molti che hanno conseguito la prima iniziazione e vi sono alcuni che hanno conseguito anche la seconda. Tuttavia ne sono del tutto inconsapevoli. Ma i loro centri e l'organizzazione nervosa lo dimostrano a coloro che possiedono la visione interiore. Nella vita in cui viene conseguita la prima iniziazione, il suo ricordo si estende al cervello fisico. Né la curiosità, né la comune bontà hanno mai condotto l'uomo alla porta dell'iniziazione. La curiosità, suscitando una forte vibrazione nella natura inferiore, serve soltanto ad allontanare dalla meta. La comune bontà, quando non si è appoggiata da una vita di totale sacrificio per gli altri, dal silenzio, dall'umiltà e da un disinteresse veramente particolare, può servire a costruire buoni veicoli che saranno utili in un'altra incarnazione, ma non ad abbattere le barriere esteriori ed interiori e a vincere le forze ed energie contrastanti che si frappongono fra un uomo buono e la cerimonia dell'iniziazione. Il sentiero del discepolato è difficile, è più arduo ancora e più arduo ancora è quello dell'iniziazione. Un iniziato è un combattente che porta i segni della battaglia, il vincitore di molte dure battaglie. Egli non parla dei propri conseguimenti perché è troppo occupato con l'intenso lavoro che svolge. Non parla di sé o di ciò che ha compiuto, se non per deprecarne la pochezza. Tuttavia, per il mondo, egli è sempre uomo di grande influenza che sa usare il potere spirituale, che incarna degli ideali, che lavora per l'umanità e senza dubbio giunge a risultati che verranno riconosciuti dalle generazioni successive. Nonostante ciò che ha conseguito, raramente è compreso dai contemporanei. Spesso oggetto di molte chiacchiere e tutto ciò che fa è mal interpretato. Egli depone ciò che possiede, tempo, denaro, posizione, reputazione e tutto ciò che il mondo considera di valore, sull'altare del servizio altruistico e spesso, quale ultimo dono, offre la propria vita solo per trovare che coloro che ha servito li scagliano contro quei doni, sprezzano la sua rinuncia e lo bollano con parole offensive. Ma l'iniziato non se ne cura, poiché ha il privilegio di possedere qualcosa del futuro e perciò si rende conto che la forza che ha generato a tempo debito dovrà attuare il piano divino.
Inoltre sa che il suo nome e il suo sforzo vengono segnati nei memoriali della loggia e che l'osservatore silenzioso delle vicende umane ne ha preso nota.